Dall'intervento aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 4-5 mesi. Mi sento benissimo. No, è facile, è una cosa semplice, facile, non dà nessun dolore, anzi dà soddisfazione perché ho una buona erezione. È come se avessi proprio un bel manganelletto, una buona erezione, sono soddisfatto. Senti. Ma le dimensioni del pene sono rimaste uguali come lunghezza, ma come diametro. Ne sono sicuro che mi si è allargato di qualcosina, perché avendo i due pistoncini laterali che mi fanno alzare il pene, logicamente il pene aumenta di circonferenza, è una buona cosa. Invece prima sì, l'erezione era, quando c'avevo una buona erezione era normale, ma la circonferenza non è come adesso, adesso è leggermente più largo il pene. La mia compagna è soddisfatta perché adesso lei, quando vuole, cioè quando abbiamo voglia, io ci sono sempre per lei, sempre. Certo che riesco a soddisfarla. Beh, questa anche secondo la mia compagna, che è anche più giovane di me, c'è cioè più ormoni, un'ora, 2 ore. Ci stiamo, io ci sto 1 ora, 2 ore adesso, ma prima niente, anche perché adesso ho una buona erezione, ho una buona eiaculazione, però il pene non mi si abbassa perché ho la protesi che me lo tiene sempre in erezione e lei ci gode con questo, ci gode. Il pene mi rimane sempre in erezione, sempre. E lei, la mia compagna, ci prova gusto con questo, è normale, no? Perché magari noi, non avendo la protesi, 1 o 2 eiaculazioni le facciamo, ma la donna è più forte di noi in questo campo, capito? Può avere orgasmi 3, 4, 5, che no, quello che desidera la donna, e io ci sono. La durata dell'erezione del pene la decido io, non la decide il mio organismo biochimico, insomma, io decido che devo stare 4-5 ore a pene eretto e lui ci sta sempre, sempre. Anzi, più lo sfrutto e più lui va in dilatazione, è normale, no? È un muscolo che più lo pompi, più lo comprimi e logicamente poi va leggermente, leggermente in dilatazione. E di questo ne sono contento. Io gli do consiglio di fare questo intervento, di mettersi questa protesi dal dottor Gabriele Antonini, perché è una persona veramente brava, bella persona e ha la mano, poi sa dove mettere le mani, insomma. Beh, un po' di timore ce l'avevo perché, sai, vedendo lo schema tecnico che il dottore mi ha dato, io ho detto, ammazza, qui dentro non mi ci deve entrare tutta sta roba, ma è possibile, ho detto io. Vabbè, poi ne ho parlato col mio dottore, non ci sono problemi, non si vede niente. Il dolore è il minimo perché tanto stai sotto sedativo per una settimana, 10 giorni con l'antibiotico, ma sì, un po' di timore ce l'avevo, però mi sono fidato del mio dottore e sono andato, tanto non mi funzionava, poi so che invece avrei avuto una buona erezione e tutti questi dubbi o piccole preoccupazioni sono andate a scomparire. La prima settimana è stata un po' duretta, perché sai, l'infiammazione, il drenaggio, avendo il pene in erezione per una settimana per fare posto e avere il posto necessario per la protesi, è stata un po' duretta, diciamo, ma io tramite i consigli e tramite WhatsApp e video telefonate del dottore mi ha consigliato quello che c'era da fare. La prima settimana è stata dura, però dopo una settimana, 10 giorni, il dolore è andato proprio andato a diminuire, a diminuire, a diminuire, e la perfezione avviene comunque dopo 30-35 giorni dall'intervento. Dopo 20 giorni, nonostante tutto, che era un po' dolorante, il mio dottore si è arrabbiato perché giustamente, ma io avevo talmente voglia, mia compagna aveva talmente voglia che ho provato. Lui è andato su in erezione bene e ho avuto un piccolo
E ho fatto l'amore, ho fatto sesso, ma comunque lui me l'ha sconsigliato. Io comunque il primo rapporto l'ho avuto dopo 20 giorni. Sì, certo che lo rifarei. È una cosa importante per noi uomini avere una buona erezione. È importante. È come se poi ti mancasse una buona parte della tua felicità, no? È normale. Adesso sto molto bene, sono felice, rilassato, perché so che quando se ne parla, se discute, io ho fatto amore qua, io ho fatto amore là, anch'io posso essere presente perché logicamente ho una buona erezione, invece prima non avendo una buona erezione è normale che ti butti giù, sia emotivamente ti butti proprio giù, non sei una persona felice, invece così sono felice. Sì, io il dottor Gabriele Antonini lo consiglierei perché è una brava e bella persona. È una persona alla mano, è una persona che capisce il paziente, ti dà degli ottimi consigli, non è quelli tutti schizzignosi, tutti titti, no, no. È una persona proprio alla mano, come noi, insomma. Certo che è competente, mazza se è competente. Non c'ho niente, c'è un piccolo taglietto che neanche si vede, sa dove mettere le mani, non ti fa nessun dolore, nessun fastidio, ti controlla sia lui manualmente sia tramite nel drenaggio, tramite WhatsApp, ti dice fammi vedere lo scroto, fammi vedere il drenaggio, ti dà degli ottimi consigli che penso che altri dottori non si metterebbero lì a dire sì, via, fai, vai qua, fammi vedere, dici, non fai, invece è veramente bravo il dottor Gabriele e io lo consiglierei.